Conoscete tutti Jasmine Carlisi? È una delle figlie che Albano ha avuto da Loredana Lecciso. La bella Jasmine è stata ospite di Domenica Live nella puntata di domenica 21 ottobre 2018. Jasmine Carlisi, con il permesso di mamma Loredana Lecciso e papà Albano, ha concesso una prima intervista televisiva in cui ha raccontato un po' la sua vita, il rapporto con i familiari e con i genitori più che famosi. Cosa ha rivelato di interessante Jasmine Carlisi? Punto di domanda. La ragazza ha parlato della sua famiglia, sia dei suoi fratelli di sangue che i fratelli acquisiti. Jasmine Carlisi ha infatti fatto sapere di avere, per esempio, un ottimo rapporto con Christel Kenon, è figlia di Loredana Lecciso, ma di Romina Pover. Sia Christel che Jasmine condividono la passione per il canto. Hanno entrambe una bellissima voce, ma ormai si sa che Christel non canti quasi mai. Già perché attualmente la ragazza di sta godendo una bella maternità. Punto ovvio, in un momento tanto delicato per una donna, è ovvio che Jasmine Carlisi abbia potuto contare sull'appoggio e sulla vicinanza di mamma Loredana Lecciso. Di fronte alle telecamere, lei che non è abituata, Jasmine era piuttosto impacciata, così Barbara D'Urso ha preferito farle domande tranquille per non metterla troppo in difficoltà. Nell'intervista con Barbara D'Urso, la ragazza ha rivelato di essere molto legata ai fratelli. Punto è vero, i rapporti con i suoi fratelli sono buoni, anche se a volte, con Bido, suo fratello, ha però rapporti, come è giusto che sia, a volte conflittuali. Vivendo costantemente sotto lo stesso tetto, possono accendersi facilmente contese. Il motivo per cui spesso litigano. Lei ruba i vestiti di lui. Sì, Jasmine ha raccontato che spesso litigano perché lei gli ruba i vestiti. E perché? Glieli prende per nasconderli. Questo è il dubbio di Barbara D'Urso, punto e invece no. Se Jasmine Carlisi ruba i vestiti al fratello, è per indossarli. Davvero? Esatto. La ragazza, lo ha rivelato a Domenica Live, ama il look boy fit e, per vestirsi giusta, ruba i vestiti a suo fratello. E lui si arrabbia. Boh. Non ho detto ad Albano che ero incinta di Jasmine. Era quasi come se lo sapessimo entrambi. Quando gli ho dato la notizia era quasi come se lui già lo sapesse. Io mi ricordo che, prima di rimanere incinta, gli dissi: faremo una bambina bionda con gli occhi azzurri,